Questo è un problema piuttosto articolato sull'induzione e l'autoinduzione elettromagnetica. Abbiamo due circuiti, un primario e un secondario. Il primario è quello colorato in nero, il secondario colorato in verde. Nel primario c'è un generatore, nel secondario no. Il primario è costituito da un generatore reale con una resistenza interna e un generatore ideale. Inoltre c'è un solenoide e una resistenza R1. Il secondario invece è costituito da una bobina che si trova immersa dentro al solenoide e una resistenza R2. Qua ci sono tutti i valori, la FEM del generatore ideale 10 volt, le resistenze 1 ohm resistenza interna, 19 ohm R1 e 50 ohm R2. Il numero delle spire 500 per il solenoide e 200 per la bobina. La lunghezza del solenoide 10 cm. L'area delle spire del solenoide 20 cm quadrati, l'area delle spire della bobina 10 cm quadrati. Inoltre c'è un interruttore A che inizialmente è aperto. A un certo punto viene chiuso e questo accade al tempo meno 5 minuti. Dopo 5 minuti di chiusura, l'interruttore viene aperto di nuovo. Nel momento in cui viene aperto di nuovo, iniziamo a contare il tempo. Scatta il cronometro e quindi il tempo parte da zero. È chiaro che i 5 minuti di chiusura servono per far entrare a regime il passaggio della corrente elettrica nel primario, cioè è un tempo abbastanza lungo per superare la fase transitoria della chiusura, successiva alla chiusura dell'interruttore. Chiamiamo L1 l'induttanza del solenoide e L2 quella, della bobina. Ora vediamo le domande del problema. Sono tre domande. Studiare il comportamento del primario, sia in modo qualitativo che quantitativo. Studiare il comportamento del secondario a partire dal tempo uguale a zero, cioè da quando l'interruttore viene nuovamente aperto. E infine calcolare in quale istante di tempo la corrente nel secondario, I2, diventa di 5 mA. Anche se il problema è complicato, fate pausa, fermate il video, cercate di risolverlo da soli, guardate lo svolgimento alla fine.